Dammi un segno. No. Allora, nuovo giorno qui allo... Ma cos'è questo? Chi è che ha portato qua questo? Scusate, non c'entra niente. Giorgio Giampà, è una gag riuscita malissimo grazie a Giorgio Giampà. Ma nella vita ognuno deve fare il suo, esatto. Io sono un musicista. Allora, in questo caso il tuo l'hai fatto bene, perché Giorgio Giampà è venuto all'Hot Corner con il premio vinto a Cannes, Canceri, per la miglior colonna sonora originale per Christian. Dici qualcosa, raccontaci com'è andata, che effetto ti ha fatto? Beh, un effetto, come dire, ognuno c'ha il suo. Io non so fare le gag, manco so parlare in pubblico, quindi poi quando mi hanno... Sono contento, si vede che sei contento. Sono contento, sono molto contento. Però quando mi hanno detto che avevamo vinto noi, perché poi è un premio di tutti, io mi sono dovuto alzare e tutto il percorso l'ho fatto. Ed è, mo che faccio, che dico? Che dico, non avevi un bustino? Avevo un discorso, ma non ce l'ho fatta comunque. Ma guarda, il palais del cinema a Cannes, saranno più di 2000. Perché ha due piani, quindi penso sia come la Sala Santa Cecilia, se non più grande. Quindi tu ti sei trovato. O comunque a me nell'emotività del momento mi ha fatto quell'effetto lì. Io mi sono ritrovato tutta la platea sotto, tutta la, quelli sopra, erano tantissimi. Insomma, io non sono abituato. Bellissimo, bellissimo. Sì, bellissimo, ovviamente, una grande soddisfazione. Sono contento che questo premio sia arrivato con un lavoro che abbiamo fatto con Stefano Lodovichi, con cui lavoriamo da tanto tempo insieme. Senti, raccontaci un po' però come hai costruito le musiche di Christian, perché Christian è una serie girata, racconta, in questo quartiere vero, finto, insomma, no? Tra il Corviale e un luogo immaginario. Da dove hai preso ispirazione per... Guarda, io più che cercare l'ispirazione, forse l'ispirazione viene dal cercare di capire che cosa può fare la musica per una storia. Cioè, io non sono mai riuscito molto a capire il discorso né della musica d'accompagnamento, che mi sembra... Didascalica. Sì, e poi è strano, non riesco neanche a capire bene cosa sia, e neanche il partire e dire metto la musica un po' qua, la musica un po' là. Secondo me bisogna trovare quello, il ruolo che la musica può svolgere, a volte può essere un personaggio addirittura, a volte può essere una linea parallela alla sceneggiatura, eccetera, eccetera. In questo caso, per esempio, c'è un personaggio interessantissimo, il personaggio di Lino, che è il capo della città palazzo, ovviamente ci è arrivato in maniera criminale essere questo capo della città palazzo. Che è un cattivissimo Giordano De Plano. Un bravissimo Giordano De Plano, sempre bravissimo. Proprio fa paura. Incredibile, però è un personaggio che ha una dinamica mafiosa. La dinamica mafiosa è... Magari io ti sto anche sorridendo, ma tu sotto sotto devi sentire che... c'è qualcosa di uncomfortable, c'è qualcosa che ti fa rivoltare le budella. E quindi lì abbiamo pensato con Stefano che... la musica potesse esprimere questo senso di fastidio che tu hai quando sei di fronte a una persona che ti sta sorridendo ma sotto sotto ti vuole far sentire una minaccia. E quello è uno dei vari ruoli che la musica può assolvere, insomma una delle funzioni che la musica può assolvere nell'andare a aumentare certe caratteristiche di un personaggio, certo. Per dire. Poi ovviamente lì c'è tutta la componente supernatural, c'è tutto dove io sguazzo, perché a me piacciono molto tutte le storie mitologiche, eccetera, eccetera. Qui c'è la storia mitologica cristiana, sì. E quindi ci si può, insomma, sbizzarrire. Poi io da ex, in qualche maniera, metallaro, mi ritrovo molto bene, sì. Ma chi sono i tuoi compositori di riferimento oggi? Quelli che ti piacciono, quelli che ascolti con attenzione? Quelli che ascoltano attenzione? Beh, no, vabbè, io sono stato folgorato da Mika Levi o Mika Livi, come forse come sarebbe giusto chiamarla. Lei per me è stata, come dire, una rivoluzione. La colonna sonora di Under the Skin, ancora più di quella di Jackie, ma anche quella di Jackie è bellissima. Dissonante. Sì, anche quella di Monos, questo film colombiano, è molto bella. Poi ovviamente Johnny Greenwood, Il Petroliere... E poi Johan Johansson e il Durgudnadottir, insomma, quindi il versante islandese. Certo. Sì. Senti, Giorgio, prima è stato qui al nostro Hot Corner Bryce Dessner, chitarrista di National, ma soprattutto compositore di colonne sonore come Revenant con Alvanotto e Sakamoto, adesso ha fatto il nuovo di Mike Mills, è qui a Roma con Joe Wright. E citava Nino Rota, ha citato, beh, a parte Morricone, ha citato Luciano Berio. È buffo che spesso dobbiamo farceli sentire da loro, però, tutti questi omaggi, perché la musica, che è il tuo premio in un certo senso, cioè la musica da cinema o comunque le colonne sonore sono più apprezzate quasi all'estero che in Italia?
Guarda, io penso che in Italia ci sia un meccanismo perverso e molto strano per cui si tende a non... a non accettare, a non parlare di alcune persone che fanno alcune cose. Per dirti, quest'anno ai César in Francia ha vinto per l'opera prima un regista italiano e noi non abbiamo detto nulla. Quel regista italiano con un film francese, ma comunque un regista italiano che poi è stato, mi pare se non erro, la candidatura francese agli Oscar e noi non abbiamo detto nulla. Diciamo che film è? Non mi ricordo adesso il titolo, perdonami. Esatto. Non mi ricordo il titolo, Un amore, mi pare si chiamasse. Sì, qualcosa del genere. Ma al di là di questo, noi non abbiamo detto nulla. Io questo discorso non lo capisco, perché ma nella storia penso forse dell'umanità, tutto quello che è stato internazionale è stato quello che ha lasciato, diciamo, forse più il segno all'interno del... Pensa alle correnti anche pittoriche, no? Certo. Cioè, impressionismo in Francia, ma c'erano pittori che arrivavano da ogni parte, Parigi è una città che ha avuto una grande espansione artistica nel momento in cui si accettavano le persone che venivano da fuori. Invece forse in Italia manco si fa fatica poi a accettare le persone che fuori ci vanno, non so. Questo meccanismo perverso bisognerà chiedere poi conto a qualcuno, forse a un certo punto, quando si deciderà di uscire da quella che secondo me poi è una stagnazione, ecco. Beh sì, comunque sicuramente c'è anche il bisogno di raccontare di più e tutto, insomma, nel senso che le colonne sonore in Italia vengono di base raccontate pochissimo, da sempre. Sì, e questo è strano, ma questo è molto strano perché quello che, per esempio, io lavoro molto all'estero, prima c'era Lodovico, certo. Dicevi lavori all'est, lavori in Latin America, sembra un narcotrafficante, ma non è così. Forse perché voglio restare povero, insomma, sarebbe più facile diventare ricchi in quel caso, però il discorso è che io quando vado in giro mi fa ridere che, per esempio, quando passo alla dogana statunitense e mi chiedono che lavoro faccio e io gli dico che faccio la musica per i film, tutti quanti i doganieri mi fanno Morricone, e tutti pensano che, insomma, non so come dire, cioè, e noi in Italia non abbiamo una vera scuola per la musica da film. Adesso si stanno attrezzando i conservatori, ultimamente, poi lì è un'operazione, come dire, piuttosto complicata, alcuni funzionano, altri meno, ma lì c'è stato un discorso legato alle autonomie, quindi quelli dovevano fare i soldi in qualche maniera. Ma noi non abbiamo una scuola. Noi non abbiamo una scuola? Che siamo una delle nazioni leader per la colonna sonora? Ecco, lanciamo un appello, facciamo questa scuola. Ma sì, ma facciamo tante cose, che insomma qui mi pare che siamo rimasti tante cose. Allora, noi ci vediamo a gennaio con Christian. E questo dove lo metti? Bagno come coppola che metteva gli Oscar, no. A tenere la parola al bagno. Ma hanno detto la stessa cosa di Kate Winslet, che c'è l'Oscar in bagno. Ma tutti in bagno. Tutti ce l'hanno in bagno, forse perché è una cosa. Tu? No, io cercherò un posto, che c'è una casa un po' caotica. Vabbè, appoggiato là. Giorgio Giampaolo Hot Corner, grazie. Grazie. Però.